Bene, questa è la nostra base. Quando arriva questa nel centro del nostro appuntamento è perché ci sono degli ospiti, come avevo anticipato prima. Sarà perché ti amo, era una canzone che ci ha chiesto la nostra cara amica Cetti, che l'abbiamo accontentata. Quegli altri, cioè le altre richieste devono solo attendere un attimo, perché finalmente, ecco, finalmente abbiamo qui alla mia sinistra il caro Don Giovanni. Buongiorno Don Giovanni, eccolo qua. Buongiorno, ecco, a tutti coloro che vi ascoltano e vi vedono. E poi alla mia destra Vincenzo Costantino. Buongiorno a tutti. Con lui parleremo di teatro, ecco, che poi ne parleremo. E adesso iniziamo con Don Giovanni, perché quest'anno la parrocchia Santissima Trinità Marina di San Lorenzo ha deciso veramente di abbondare, ecco, nei giorni a venire, quindi il 7, l'8, il 9, l'11, il 12, il 13 agosto è festa a Marina di San Lorenzo. Facciamo soltanto sapere, capire perché questi giorni. Perché anzitutto ringrazio i ragazzi, il comitato festa, che si sta prodigando a raccogliere gli euro necessari per fare la festa, perché oggi come oggi è difficile fare una festa e che duri 6 giorni. E ringrazio poi, saranno gli amici dell'associazione Oltre Sipari a parlarvi di teatro, perché loro stanno collaborando con noi, veramente c'è una sinergia, una bella collaborazione che si è venuta a creare da poco. Il mio sogno era il teatro da tempo, già il teatro lo facevo a Brancaleone con alcuni ragazzi, e ora ringrazio questi amici che si è riproposto il teatro anche qui a Marina di San Lorenzo. Perché 6 giorni? Perché Marina di San Lorenzo vuole fare festa ed essere in festa, perché la prima cosa da fare è il vivere la comunione, perché una vera comunità che cresce nello spirito della comunione, del volersi bene, è già significa fare festa, e questo è importante. Poi ci saranno questi 6 giorni, 7, 8, 9, 11, teatro, serate di teatro da non perdere. Iniziamo col teatro, quindi, e poi il 12. Il piatto forte, tutti se lo aspettano ogni anno. Nel vero senso della parola, piatto. Piatto forte. Ogni anno fanno sold out qui gli amici di Marina di San Lorenzo, grazie al comitato festa e alla collaborazione di tantissime persone della comunità. Quindi vi aspettiamo sabato 12 alle 21 per la Sagra dei Maccheroni, non mancate. Vi aspettiamo tutte le sere, però quel giorno non mancate, perché venite digiuni, le altre volte venite mangiati. Però quel giorno giustamente venite digiuni, esatto. Però poi c'è un'altra cosa da sottolineare, qui non c'è nel programma, alle 21:30 sarà in mezzo a noi, per gli amici dello sport, del calcio, ci sarà in mezzo a noi il presidente Praticò. Quindi sarà un bel momento, sì, presente la regina. Pensavo lei avesse portato il presidente della Juve, comunque va bene, ci accontentiamo anche prossimamente, prossimamente Filippo, avrai l'onore di conoscerlo. Ci stiamo attrezzando anche per... va bene, quindi sempre il 12 all'interno della Sagra dei Maccheroni. Sagra dei Maccheroni, 21:30, spettacolo etnico, Yakuzma, un gruppo, un bel gruppo veramente, l'ho scoperto da internet guardando sono diversi video. Di Vibo questi ragazzi. Sì, sono Gioia Tauro. Qualcuno è qua di resto. Sì, poi. sì, anche di merito, sì. Sono bravi veramente gli Yakuzma. E alle 23:59, un minuto più, un minuto meno, il ballo Duca Middu, il ballo dello Scecco. Anche questo è un bel momento. Quindi sarà una serata di divertimento. Ecco, siete tutti invitati a partecipare. Anche perché in quella serata riusciamo, grazie a quella serata, a coprire tutte le spese. Perché una festa ha tantissime spese e grazie a quella serata e la vostra partecipazione a quel piatto di maccheroni che è appena 5 euro assieme alla bevanda, e qua sarà... E niente, però poi è lo stare insieme, il divertirsi, insomma, questo è la vera, il vero motivo anche della festa, Sagra di Maccheroni, che adesso è da quanti anni, Don Giovanni? 5 anni, questo 5 è il quinto anno. Questo è il quinto anno, e che devo dire che ogni anno è un successo, sempre di più gente che arriva lì a Marina di San Lorenzo in piazza, anche perché è organizzata bene, veramente. E quindi poi ancora andiamo... Poi domenica... Ecco. Alle ore 18, unica messa, santa solenne messa con messa solenne con i portatori, dove ricorderemo un piccolo ragazzo, un piccolo bambino morto ad appena 3 anni, il figlio di Nucera, di Francesco Nucera, Giuseppe, era un piccolo portatore, lo ricorderemo quel giorno con piacere, ecco, ricorderemo questo piccolo bimbo che è morto proprio in tenera età.
Poi alle 19 la processione dell'effigie della Santissima Trinità, alle 22 lo spettacolo musicale e poi alle 24 i giochi pirotecnici. Ecco, questo in sintesi tutto quello che avverrà. Ecco, mi preme ringraziare, vi lascio perché ho la Santa Messa, mi preme ringraziare tutti quanti coloro che stanno partecipando per la buona riuscita di questa festa. Ho invitato gli ammalati e invito tutti voi a pregare per questi momenti di festa. Adesso lascio lo spazio, grazie a Studio 95, sempre presente ai nostri eventi. Volevo... al direttore Bruno Taverna, a te Filippo. Grazie a lei Don Giovanni, è un piacere avere Don Giovanni alla radio, è un piacere perché ti porta quella, quello, quella carica, lo sprint, l'allegria, la felicità. Don Giovanni, ecco, ma me lo dicono in tanti, come mai Don Giovanni non viene più alla radio? Come mai Don Giovanni? In molti impegni, verrei con piacere. Lo so. Con piacere. No, volevo leggere questa, mio Dio Trinità che adoro, aiutatemi a stabilirmi in voi, no? E poi mi auguro che la festa della Santissima Trinità ci faccia crescere nello spirito della comunione e del volerci bene. Don Giovanni Zampaglione, complimenti anche per queste parole scritte nella locandina che troverete dappertutto, sì, insomma. Sì. Ecco, perché poi c'è tutto il programma. Lei sarà lì, Don Giovanni? Sì, sarò lì. Specialmente il 12. No, tutte le serate, perché me il teatro piace. E posso dirvi, bella, questa mi piace, che gli amici dell'associazione culturale, ecco, giorno 8 ci sarà una bella commedia dal titolo Miseria e Nobiltà e abbiamo il vero Totò qua. Poi, poi ne parleremo, me lo faranno vedere, ne parleremo insieme con Vincenzo e Giuseppe. Niente, Don Giovanni, che le devo dire? Io le faccio i complimenti perché i ragazzi che lei li ha uniti veramente tutti insieme, sia per quanto riguarda la Santissima Trinità, anche nella a Rogudi, non mi vengono, insomma, lei ha fatto veramente tanto, soprattutto con i giovani, e quindi dà la possibilità a tutti di fare qualcosa di positivo per i nostri, per il nostro paese, visto che insomma abbiamo veramente tanti problemi, quindi perché non divertirci questi giorni d'estate insieme? Quindi complimenti soprattutto a lei. Ultimo sottolineatore e vado certo. Via, e dico che perché il teatro? Perché il teatro aggrega, raggiunge intere, esatto, famiglie, raggiunge tutti, a partire dal bimbo all'anziano. Ecco, questa è una cosa, ecco perché ho voluto il teatro da quando sono arrivato. E ha fatto bene perché il teatro, cultura, arte, insomma, poi ne parliamo con Vincenzo, voglio dire, è qualcosa che veramente unisce. E poi sai, quella serata lì tranquillo, poi in piazza, vero? Sì, in piazza. Tutto in piazza. Queste serate calde, è bello stare insieme. Io non so se lei vuole aggiungere qualche altra cosa. No, grazie a voi che ci date questo spazio. Ecco, vi aspettiamo a queste serate e vi ricordo poi gli amici dell'associazione Oltre il Sipario lo ricorderanno alle altre serate. Sabato 12 ci ritroveremo tutti in piazza alle ore 21 alla Sagra di Maccherone e allo spettacolo etnico con gli Acusme e il ballo d'Uguamiddo, che tanti del nord non conoscono che cosa sia. Esatto. Venite a vederlo. Quindi mi raccomando, non mancate, godetevi prima lo spettacolo, il teatro, e poi quel giorno, il 12, alla Sagra di Maccherone, perché poi devo fare i complimenti alle cuoche soprattutto, perché sono tutto dell'uomo. Sì, ma sono le signore che cucinano. Devo dire, regia del comitato festa, sempre. Ecco, vabbè, sì. Una squisitezza formidabile. Grazie Don Giovanni. Grazie a voi, buona domenica e buona giornata. Mi raccomando, andate a messa perché oggi è domenica. Esatto, buona messa Don Giovanni. Grazie. Va di fretta, grazie. Don Giovanni, i juventini vanno sempre di fretta. Grazie, mi auguro che ci ritroviamo Don Giovanni, scusate se passa un po' davanti Don Giovanni. Intanto invito Giuseppe a sedersi qua, prende il posto, ecco Don Giovanni. Grazie, simpaticissimo Don Giovanni, è una carica incredibile, veramente è una bravissima persona, oltre ad essere un bravissimo sacerdote. Sì, veramente. Vabbè, abbiamo parlato un po' per quanto riguarda questo programma. Ciao. Giuseppe, ciao. Ecco, altro componente del gruppo Oltre il Sipario, lui è un comico teatrale eccezionale, andate a vederlo perché diciamolo in dialetto, vi decancariamo di risi. sì, non si può dire quell'altra parola comunque, Deschalamo, veramente, deschalamo, dai. Allora Vincenzo, è il momento di parlare
parlare di questa prima edizione. Prima edizione della rassegna teatrale Santissima Trinità. 7, 8, 9, 11 agosto. Il 10 l'abbiamo voluto saltare, sì, proprio perché siamo a Sartola Vecchia, quindi l'abbiamo la notte, la notte di San Lorenzo. Ecco. E lì sarebbe stato un po' difficile che organizzare un evento. Sette, cosa dobbiamo dire? Prima rassegna, ecco, voluta fortemente da Don Giovanni e anche dal Comitato Festa. Organizzata da Oltre il Sipario, insieme al Comitato Festa. Oltre il Sipario un'associazione, diciamo, nuova, con elementi che hanno già calcato i palchi di tutta Italia, chiamiamoli. È nata a ottobre. Alla fine di ottobre del 2016, e che quindi comunque già vi siete fatti conoscere, sì, perché abbiamo organizzato, l'associazione culturale ha organizzato un meeting per parlare della Brigata Garibaldi, una brigata che della Prima Guerra Mondiale. Brigata Catanzaro, scusate, non Garibaldi, la Brigata Giuseppe Catanzaro, sennò che l'ho portata a fare. Brigata Catanzaro, è venuto un professore dal Friuli a parlare di questa brigata, uno storico, eccetera, eccetera. Avremo sicuramente altri incontri. Ecco, volevo appunto chiederti, Vincenzo, dico, Oltre il Sipario va oltre, quindi non si bravissimo pega. È proprio il vero, il nome sintetizza ciò che vogliamo fare noi. Ecco. Noi vogliamo fare soprattutto teatro, perché è quello che riusciamo a fare, spero meglio, bene, spero bene, meglio. E però vogliamo anche aprirci a nuove interessi, alla cultura in generale. Ecco, è una cosa veramente che poche compagnie forse ci hanno pensato, però voi avete centrato l'obiettivo. Io me lo auguro che voi possiate, per tutto quello che vi state programmando, di fare bene, perché il teatro è qualcosa di eccezionale, sì, però se va aggiunto altri obiettivi, altre cose, insomma. E sono sempre ben accette, soprattutto, come dicevi tu, nel nostro ambito territoriale, che non è che offra chissà che cosa. Esatto. Senti, il gruppo, siete un gruppo vasto. Giovani, vasto. Anziani. Gli anziani siamo noi. Gli anziani siamo noi, poi tutto il resto è molto più giovane di noi. Ci sono anche ragazzi sotto i 18 anni. E poi, ora che c'è Don Giovanni che ci dà una mano e ci ha dato i locali per poter provare, eccetera, eccetera, speriamo di tentare, cioè stiamo tentando di organizzare qualcosa anche per i bambini delle elementari e delle scuole medie. Ecco, quindi creare un gruppo di giovanissimi. Una cosa invernale, sì, fatta con... coinvolgere un po' tutti, in modo da far amare anche ai più piccoli il mondo del teatro. Quindi, care mamme, genitori, se avete i bambini che sono interessati, perché poi i bambini non devi forzarli, No. Sì, quindi i bambini, bravissimo, devono avere quella voglia di farlo, poi magari possono crescere bene, insomma, poi con dei maestri così, insomma, vi conviene veramente indurli a questa tentazione, così possiamo dirla, teatrale. E niente, quindi se avete ritracciate, come possono allora, contattarvi? Su Facebook c'è il gruppo Associazione Culturale Oltre il Sipario, che se chiedete l'amicizia, come si fa ormai, noi social, persone social, noi ve la diamo, ci contattate là su quel gruppo, oppure a me, bene o male, quasi tutti mi conoscono per il lavoro che faccio. Esatto. E quindi non c'è problema. Allora, mi raccomando. Altrimenti c'è Don Giovanni. Don Giovanni, che è San Lorenzo. Sono Lorenzo Marina, l'ho contattato. Sì. Ora, io prima di iniziare, per quanto riguarda il programma, vorrei dare al nostro caro amico Giuseppe, questa sua vena artistica.
soprattutto essere da comico teatrale. Eccolo, questo è il dilemma. Oh Filippo mio carissimo, grande, grande. Io noi abbiamo fatto teatro insieme, sì, però sì, devo sì. dire che non lo conoscevo per quanto riguarda la sua comicità teatrale, insomma, no? Perché allora io recitavo, forse lui ancora. Io ero all'inizio. All'inizio. Quindi ecco come è nata? Non è nata, è una. Parla un po' di te. Insomma. No, io di me, devo dire di me. La gente lo sa come sono, sì, sono così. Ma c'è chi non lo forse sa. Forse sai cos'è stato? Che dalla mia. Come ti posso dire? Che io mi vergognavo, ero timido. La tua timidezza. La mia timidezza, poi sai, lì Enrico. Lia, ha detto, ma Lia, sali, grande, sali, sali sul palco, sii te stesso. Io salgo. Quindi sei normalissimo. No, senza nessun problema. Così come mi vedi, sono. Tu lo sai benissimo. Sì, lo conosco molto bene. Comunque, infatti. Venite a guardare tutto il gruppo, ma quando c'è poi. Siamo. Peppe, insomma, chiamiamolo Peppe. Sì, possiamo chiamarlo in altra maniera. Però. Vabbè, ma lo conoscono più con l'altra maniera, però anche Peppe. Niente, vabbè, questa ci ha voluto dire solo poche cose. Sì. Lo conoscono, insomma. Ormai. Se vuoi dire qualche altra cosa. Niente, io volevo solo dire ricordarvi che non ci saremo solo noi, naturalmente. Sì, adesso parliamo appunto sì, di tutto il programma. In questa nostra piccola rassegna che però così piccoli passi, piccoli passi, ecco, benissimo. Facciamo così che poi piano piano può essere che ne so tra qualche anno non si sa mai una rassegna non teatrale limiti no una rassegna teatrale provvidenza. Importante no magari ci state pensando ci stiamo pensando un passo alla volta tu sai che ne abbiamo organizzate altre un pochettino più lunghe certo. Però adesso iniziamo con la prima rassegna teatrale così locale diciamo benissimo parliamo benissimo. Del primo lunedì 7 agosto chi vuole parlare lui. Nuovo teatro Aquila lunedì 7 agosto ore 21 di Prunella Merito Portosalvo presenta Quintet Fora Quintet mi piace è bello come titolo cioè, ti prende no? Ed è proprio il senso della commedia proprio è il vero succo della commedia venite a vederla perché è una commedia molto veloce molto attiva molto divertente e soprattutto ambientata nel nostro nei nostri tempi nostro giorno adesso ora quello giorni. Che succede ora il grande, è molto bella il grande Roberto Mandica Mariolina Romeo insomma. Grandi. Quindi questo c'è un grande Nicola Cozzucoli. Un grande Nicola. Un nuovo del teatro. Una star emergente del teatro locale. Bravi tutti. Io il teatro lo amo, l'ho sempre amato. E poi quando vedo che in un gruppo c'è affiatamento, c'è veramente come dire, c'è l'unione del gruppo, no? Così e che le cose vanno bene, sono contentissimo. È la cosa basilare perché se non ti diverti, cioè noi ci divertiamo prima noi e poi dobbiamo e poi se riusciamo fai divertire gli altri ma se non ti diverti non ci divertissimo tra di noi sarebbe difficoltoso poi far divertire la gente che viene a vedere esatto quindi questo iniziamo così quindi lunedì 7 agosto la nuovo teatro Aquila con Quintratementi e Forat Caccia poi martedì 8 agosto oltre il sipario ci esibiamo noi Miseria e nobiltà la grande questa, miseria anche se è una commedia di 50 anni fa pure, di, no, più, pure di più ok dal grande del grande Totò che ha fatto il film vabbè, certo, poi certo, dal teatro si fa il film i drammi e via dicendo perché questo è un dramma. Beh, no, nel senso perché se adesso andiamo a scoprire i tempi che ci siamo ora c'è la miseria e la nobiltà che poi non parliamo di politica perché sennò assolutamente è meglio lasciare non tocchiamo questo discorso proprio tu che fai qua io qua che faccio proprio la miseria e la nobiltà fa il misero e il nobile vedi?
Io faccio sia il misero che il nobile. Pensate un po', ecco, venite a vederlo perché sicuramente. Sì, è una bellissima commedia. È bellissima. È divertente. Ricordiamolo che è martedì 8 agosto. Sempre sì. Inizio ore 21:30. 21:30, mi sì. Raccomando. Mangiate, andate al mare, poi tornate sono... dal mare, mangiate e poi venite. La doccia non la fate perché acqua tanto, non è che. No, non avevi. Le sedie comodamente seduti là in piazza. Sì, sì. Ecco, vabbè. Okay. Dovrebbe anche, come dire, calare di qualche grado anche le temperature. Speriamo. Ah, anche mia. Perché il vestito che io indosserò è bello pesante. Bravo, quindi bravo. Spero che cali la temperatura. Posso immaginare le difficoltà con quel caldo, insomma, mamma mia, mamma mia. E i teatranti sono così, poi devono vestirsi da teatranti. Ma non solo, non possiamo avere un vestito estivo e uno invernale, dobbiamo avere sempre uno. È sempre quello. Va bene. Martedì 8 agosto, oltre il Sibario, ricordiamo, sempre in piazza a Marina di San Lorenzo, sì. Andiamo avanti, mercoledì 9 agosto a Luna Gialla, il grande amico Angelo Ladello, anche lui, ecco, attore nato, Amori di mamma, una bellissima commedia in due atti. La storia di tre fratelli rimasti orfani e che poi, vabbè, la vedrete, dovete venire a vederla perché Angelo è unico, è imprevedibile, è bravissimo. La parola giusta, è imprevedibile. Lui si inventa, se uno, cioè, la spalla deve essere molto bravo, la spalla di Angelo deve essere. Un attore bravissimo, perché Angelo... Ma anche Peppe, non è che anche lui, non è tanto facile recitare né con Peppe né con Ivano, perché tanto si inventano le battute, vero, e quindi devi stare lì un pochettino sul dov'è Ivano? L'altra volta l'ho Ivano visto. Ivano è a Messa, come ha detto Don Giovanni. Ivano, perché l'altra sera l'ho beccato in una sagra. Quella sì. Quello piace a tutti. Gli ho fatto anche un'intervista. Se c'eri tu, vuol dire che. No, io ero lì per lavoro. Lavori e aiuti lo stomaco. A quel punto, che faccio? Perché anche noi, in fondo, abbiamo uno stomaco. Ecco, pure voi. Battuta. Voi mangiate pure voi, va bene. Quindi, okay. Mercoledì 9 agosto, Luna Gialla. E poi con l'amore di mamma. Saltiamo il 10. Saltiamo il 10, non ci sarà niente. C'è la notte di San Lorenzo, insomma, le stelle cadenti, insomma, okay. Ecco. E quindi si riprende per chiudere poi il venerdì 11 agosto La Fucina, la compagnia teatrale di Melito, La Fucina con Takase e Don Raffaele. Dove siamo nati? È la nostra mamma teatrale, dove la siamo compagnia nati? Che ci ha unito. Bella, e poi bella. Ci ha avviato a questa nostra avventura. Poi ognuno ha preso delle strade. Vabbè, quello come, è un'altra come cosa, sempre, però... la famiglia è così. I figli crescono e si allontana. Infatti. La Fucina con Takase e Don Raffaele. Io questa commedia la conosco a memoria, anche perché l'hai io... interpretata. Sì, pure, sì. Io facevo Carmelino. Melino. Don Giovanni, insomma. Takase du Preve. Pensa che io in questa ho recitato per la prima volta. Che cosa hai fatto? Io ho fatto praticamente il sacrestano. Perché me lo ricordo. Demetrio aveva la febbre. Aveva la febbre, sì. Hai capito? E allora io ho proprio da là. Sono partito. L'hanno preso e l'hanno messo sul palco. Sì, mi ha detto top, sali e zitto. Esatto. Takase e Don Raffaele, insomma, la casa del prete, bellissima. Perpetua, insomma. Le varie situazioni che possono succedere. Che ne succedono di tutti i colori. Nella canonica del prete. Ecco. E si conclude così. E questa è la prima rassegna teatrale Santissima Trinità di San Lorenzo Marino. Io mi auguro, Vincenzo e Peppe, mi auguro che. Perché sono dei ragazzi veramente, ma non perché sono qui, dei ragazzi che amano veramente il teatro e che vogliono dare sempre di più spettacolo, sempre dare il massimo alla gente che li va a vedere, insomma, e portare il veramente. Quest'anno si è iniziato con delle compagnie locali, magari il prossimo anno. Diciamo, magari, noi glielo auguriamo. Sì. Il prossimo anno possiamo. Si porterà qualcuna che non conosciamo, che non insomma... riusciamo a vedere magari qua in giro. Perché esatto. Bene o male le compagnie
locali le vediamo perché partecipano alle sagre, alle rassegne qua in giro, magari uno ha l'occasione di andare a vederla. Quella di Catanzaro, per dire, o di Cosenza è un po' più difficile. Esatto. Niente ragazzi, io volevo solo dire una cosa, prego, volevo ringraziare le compagnie teatrali che, ripeto, vengono alla rassegna, partecipano gratuitamente, non vogliono nessun gettone di presenza, quindi dobbiamo ringraziare dal primo all'ultimo componente di queste tre compagnie, oltre alla nostra. Questa è una cosa importante veramente. Proprio per l'amicizia che abbiamo tra di noi e la collaborazione che abbiamo, loro appena hanno sentito che facevamo questa rassegna si sono offerte a venire e li ringraziamo per questo. Certo, e un grazie anche ad Andrea Manti e al gruppo del Comitato Festa di Santissima Trinità di San Lorenzo Marina che ci danno una grande mano per l'organizzazione di questa rassegna. Vincenzo, Giuseppe, poi magari ne parliamo anche dopo, anche dopo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, che dire? Complimenti di oggi, l'anno scorso sono venuta da Caulonia per la sagra dei Maccheroni, devo dire che avete avuto un gran successo, una bella festa. Aspetta che allarghiamo il messaggio, vediamo se riusciamo, leggiamolo una tutto. Bella... Eccolo qua. Una bella accoglienza e tante cose buone da mangiare. Conto di esserci anche quest'anno, tanti complimenti. Bene, da Caulonia. Grazie. Quindi magari se vieni qualche giorno prima, vieni a vedere. Vieni a vedere pure la compagnia, le nostre compagnie che si esibiscono. Se ti vuoi divertire per due ore. Poi la gente ci segue, dice anche da Caulonia sono venuta l'anno scorso, insomma, ecco, per la saga dei Maccheroni. Dai, forza. Dai. Bene. Non abbiamo detto una cosa. Diciamolo. L'ingresso è gratuito. Ecco, non si paga nemmeno un centesimo. Dovete solo venire muniti di voglia di divertirsi e soprattutto di stare due ore in serenità ad ascoltare il teatro. Tranquilli. Bene, io ringrazio Giuseppe Vincenzo Costantino, responsabile anche del oltre il sipario, direttore. Presidente. Lui che è, comunque una cosa è certa, non è un presidente cinese. La battutina. Grande. Però non spendo tanti soldi, per fortuna. Le finiussioni non le fai tu. Va bene. Allora, Don Giovanni ci aveva chiesto una canzone, no? Si può dare di più, ragazzi. Certo. Diamo. Si può dare di più. Quello che possiamo dare. Venite e date di più anche voi. Anche voi, perché loro ce la mettono tutta. Però se non c'è la nostra presenza, l'aiuto di tutti noi, quindi ha voglia che si fa. Però ci vuole sempre la collaborazione di tutti quanti. Allora, grazie Vincenzo, grazie Filippo, Giuseppe, grazie a te, grazie Bruno. Veniamo a vedervi, si può dare di più, Morandi e Tozzi e Ruggeri.